Ben ritrovate e ben ritrovati. Ho alcune domande molto simpatiche e anche utili sulla contraccezione che affronto subito perché desidero dare spazio anche alle nostre più giovani corrispondenti e appassionate amiche. La domanda è questa, ce la fa Francesca che mi dice: cara professoressa, io la seguo molto e ho capito che proprio devo fare una contraccezione sicura e quindi sarei orientata per la contraccezione ormonale. La mia ginecologa mi ha prescritto la pillola, qual è il problema? Me la dimentico e allora poi ho perditine di sangue, eccetera. La mia ginecologa mi avrebbe consigliato il cerotto contraccettivo, però volevo sapere anche lei cosa ne pensa. Subito la prima risposta, la ginecologa ha dato un ottimo consiglio, perché noi possiamo scegliere la contraccezione. Quella reversibile a breve durata d'azione può avere una formulazione orale, le pillole per bocca classiche, può avere una formulazione transdermica, il cerotto, o transvaginale ed è l'anello vaginale. Il vantaggio del cerotto e dell'anello, il numero uno, è quello di bypassare la via orale e quindi l'intestino, il microbiota intestinale e il fegato. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto, come aiutiamo subito la nostra amica, il problema delle dimenticanze si riduce nettamente, perché quando mettiamo tre sveglie il giorno in cui si deve cambiare il cerotto, nel caso del cerotto una volta alla settimana per 3 settimane con una settimana di pausa nell'indicazione classica. Per l'anello vaginale ogni 21 giorni non ci sono altri problemi poi di dimenticanze. Il vantaggio, dicevo, di saltare, di bypassare la via orale è quindi quello di avere un'assunzione che dà livelli plasmatici costanti di estrogeno e di progestinici. Perché questo? Perché sia la via transdermica attraverso la pelle, sia la via transvaginale sono caratterizzate da una immissione nel sangue costante nelle 24 ore, nella settimana per quanto riguarda il cerotto e nei 21 giorni per quanto riguarda l'anello. Il vantaggio di avere livelli costanti nel sangue di estrogeni, in entrambi i casi etinil estradiolo, quindi un estrogeno sintetico, e di due progestinici diversi ma ugualmente molto efficaci nell'inibire l'ovulazione, è quella di garantire la massima efficacia contraccettiva. E questo ovviamente è l'obiettivo principe di una contraccezione fatta per poter fare l'amore serenamente. Dico subito però che se vogliamo essere sicuri dal punto di vista non solo della contraccezione, per la quale questi metodi sono perfetti, ma anche dal punto di vista della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, sarebbe bene che ognuno dei due partner facesse il suo 50% e quindi la ragazza, la giovane donna assume la contraccezione o orale, oppure in questo caso il cerotto per esempio, o l'anello, e il ragazzo dovrebbe usare sempre, fin dall'inizio del rapporto, il profilattico. In questo modo abbiamo una tutela perfetta sia dell'aspetto contraccettivo sia della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, perché il ragazzo può essere più adorabile del mondo, ma a sua volta avrà avuto prima un'altra storia con un'altra ragazza adorabilissima, ma alla fine di tante nuove storie, quella che io chiamo la monogamia seriale, il rischio di aver contratto delle malattie che magari non danno subito segno di sé, come per esempio il papillomavirus o la clamidia, può essere molto alto. Gli altri vantaggi delle vie non per bocca, quindi non orali, sono quelli di saltare sia il microbiota intestinale sia il primo passaggio epatico. Perché questo è importante? Nel momento in cui la pillola classica arriva all'intestino, può trovarsi una situazione molto diversa in base a come sta il microbiota, ossia l'insieme di quei triliardi di microrganismi che si sono evoluti con noi e che, se li trattiamo bene, sono degli amici straordinari della nostra salute e del nostro benessere. Una parte di questo microbiota ha sviluppato nei millenni la capacità di elaborare gli estrogeni, metabolizzarli. Ecco che allora, a seconda di come sta il microbiota, noi possiamo avere un assorbimento diverso della pillola e questo ci spiega perché quando siamo molto stressate è possibile avere, per esempio, perditine di sangue
durante la contraccezione per bocca. Perché? Perché lo stress altera il microbiota, viene assorbito meno l'ormone della pillola e quindi poi ci sono degli sfaldamenti dell'endometrio che ci danno la perdita di sangue, ma che ci dicono anche un'altra cosa molto importante, che l'efficacia contraccettiva potrebbe essere ridotta se i livelli nel sangue non sono più sufficienti a garantire il blocco dell'ovulazione. Quindi, per concludere, la ginecologa della nostra amica Francesca ha consigliato benissimo un metodo transdermico non orale per aiutare una creatura che tende a dimenticare la contraccezione. Ricordatevi sempre che i vantaggi sono quelli di garantire una più efficace dismissione, immissione nel sangue, livelli plasmatici costanti, bypassare, cioè saltare il primo passaggio nel microbiota intestinale e nel fegato. Questo può tradursi in maggiore efficacia contraccettiva, ma anche meno perditine di sangue intercorrenti e quindi complessivamente un benessere maggiore. Non ultimo, il cerotto contraccettivo contiene noregestromina, che è un progestinico antiacne che funziona molto bene perché a livello di pelle riduce la produzione di sebo e quindi la vulnerabilità all'acne, ma rispetta la produzione idrica e quindi l'idratazione della cute. Quindi un ottimo consiglio e un'ottima scelta. Buona vita!